Allora, io sono, ho lo sfratto, in questo momento sono in difficoltà perché l'anno scorso ho lasciato un lavoro da un anziano perché mi hanno chiamato dalla scuola. La scuola mi ha tenuto 5 mesi e poi mi ha lasciata a casa, solo che nel frattempo non mi pagavano regolarmente. Allora ho fatto due mesi nel 2014 e 3 mesi nel 2015. Il primo stipendio me l'hanno dato dopo 2 mesi, il 29 dicembre. Non avevo un euro proprio alla vigilia di Capodanno. Uscivo da lavoro quando mi alzavo alle 4 e un quarto del mattino perché attaccavo alle 6 e mezza, andavo a lavorare a farmi le ore per poter andare avanti. E non mi lamentavo perché comunque sapevo che i soldi comunque arrivavano e cercavo di tirare avanti. Dopodiché mi hanno pagato il mese dopo e dopo di nuovo dopo 2 mesi, quando ho finito di lavorare. Quindi c'è stato tutto questo trambusto di non regolarità nel prendere i soldi e quindi di conseguenza ho dovuto avere delle priorità, mangiare, le bollette e quindi l'affitto è rimasto indietro. Dopodiché ho fatto domanda di disoccupazione il 1° aprile, mi è stata accettata l'8, mi è arrivata dopo 3 mesi, il primo stipendio della disoccupazione. E quindi di conseguenza io lavoravo in nero per poter andare avanti. E non è facile, quindi nel frattempo mi hanno fatto lo sfratto, ho fatto domanda per le case popolari e in pratica ho dovuto aspettare le varie proroghe perché decidessero in comune se assegnarmi la casa, cosa che io non sapevo che poteva esserci la possibilità di un rifiuto. Io pensavo, come mi aveva detto il giudice, mi ha detto: signora, stia tranquilla che con la notifica di questo sfratto qui, il suo punteggio, perché io ho già fatto domanda di case popolari e avevo solo 4 punti, mi ha detto il giudice: stia tranquilla che passerà avanti. Quindi mi sono fidata, sono andata avanti per questa strada facendo il percorso che dovevo fare. Mi sono poi rivolta di nuovo sempre a un ufficio del comune, la locale, nel momento in cui me l'hanno detto in via Corte d'Appello 10, perché mi è stata rifiutata a scadenza di neanche una settimana dall'uscita, dall'ultimo foglio che mi era arrivato, al che mi hanno mandato alla locale, che è un ufficio del comune. Lì mi hanno fatto la domanda, tutte le procedure di prassi e sembrava hanno fatto una proposta al proprietario pagandogli tutte le spese, il debito, le spese processuali e tutto quanto, ma loro non l'hanno accettato, facendo proprio un contratto a mercato convenzionato, quindi secondo i canoni del comune, no? Ma loro non l'hanno accettato. A loro gli interessa avere la casa libera per fare un riciclo di persone che vanno e vengono in questo palazzo, stanno 4 mesi, 6 mesi, poi vanno via, poi arriva altra gente, insomma, è tutta una procedura così. Adesso siamo arrivati al punto che rifiutando anche questo della locare, io mi trovo in questo pasticcio che ho i mobili in casa, mio figlio non lavora, ho 2 cani che comunque mangiano e fanno parte della famiglia e io non ho possibilità. Sì, è vero, prendo 700 euro al mese di disoccupazione, faccio qualche ora, ma non bastano comunque. Non bastano perché pagavo 650 di affitto. Più c'è quasi 100 euro di teleriscaldamento che si paga tutto l'anno, perché è diviso su 12 bollette.
Io da quando non, da novembre che non pago più l'affitto perché non ce l'ho fatta. Un po', anche se in quei 3 mesi del 2015 ho lavorato, però non ce la facevo perché mi hanno, non era uno stipendio continuo, ma poi prendevo anche di meno perché, non so se è il caso di dirlo, però dove lavoravo da vecchietto, sono tanti anni che lavoravo lì, dal 2004 mi aveva messo a posto con i libretti, da prima io già ci lavoravo. Poi nel 2004 mi hanno messo a posto con i libretti, però mi hanno fatto un contratto a secondo i loro desideri, perché mi davano una busta un po' più alta, ma prendevo tutto nella busta, liquidazione, ferie, tredicesima e tutto quanto. Quindi è vero che guadagnavo un pochettino di più, ma io quando sono uscita di là non avevo niente. Questo perché a loro faceva comodo, ai figli di questo signore, perché sennò poi l'avrebbero dovuto mettere loro. E quindi quando io poi sono andata a lavorare a scuola come bidella, cioè io prendevo ancora molto meno di quello che prendevo nell'altra parte. Quindi era anche impensabile che io potessi riuscire a pagare anche l'affitto, quell'affitto lì. Basta, quindi adesso mi trovo in questa situazione, ci sono questi ragazzi che mi stanno aiutando per aspettare l'ufficiale giudiziario, sono stati con noi tutta la mattina e spero che l'ufficiale non è venuto, l'ufficiale giudiziario non è venuto come d'accordo e quindi non so come vanno le cose, non so che dire altro. Siamo arrivati a oggi e non so ancora niente. Grazie.